Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Oggi per questo mini video siamo con l'account di Lord Giulio 2222 per fare un mini rolling, dato che è il suo compleanno. Colgo anche l'occasione per fargli gli auguri e quindi diamo uno strappo alla regola e rolliamo molte meno gemme di quelle che facciamo di solito, ma il video sarà estremamente breve, quindi iniziamo subito con carte aggiorna talento. Stiamo cercando bastione 5 per Golem e rigenerazione 5 per Valentina, quindi andiamo a cambiare con le carte, vediamo un po'. Ok, il primo niente, rigenerazione 1, però rigenerazione 1, ragazzi, davvero inutile, è inutile sostituirlo. Accelerazione direi che non è quello che ci serve, neanche accelerazione 3, niente da fare. Autodistruzione 2, mancano 7 carte. Scottatura è inutile, colpo mortale non ci serve, rallentamento nemmeno, colpo pesante, ragazzi, dalle carte, dio della guerra 1. Dalle carte sembra sempre che escano meno talenti rispetto alle gemme. Ultime due carte, vediamo un po' se siamo fortunati. Dispersione 4, dai, schifo schifo non fa. Ok, dopo essermi anche consultato con il proprietario dell'account, andrei a sostituire a Teschio, anche perché pure secondo me fra corrosione 5 e dispersione 4, non so, preferisco dispersione 4. Quindi andiamo a sostituire così e togliamo l'ultima carta. Se non esce qualcosa arriviamo fino a 2500 gemme e l'ultima le rolliamo ad eroi, quindi andiamo ultimo furia. Vediamo, 300 gemme per cambiare, un'accelerazione, niente da fare, spiegare 1, che non ci facciamo praticamente niente. Proseguiamo, altri due roll, ragazzi, ultimo talento, dai, anche se i talenti sono spietati, niente da fare, non è voluto uscire nulla di buono tranne questo dispersione 4, e quindi speriamo di fare un bel regalino di compleanno con un bellissimo Anubis 2500 gemme. Dai, vediamo il triplone, ci sta tutto. No, niente Anubis, ragazzi, Anubis tui, niente da fare, 1000 gemme. Ultimissimi roll, niente ciclope, 800 gemme, linfa, dai, ultimo, dai, niente da fare, ragazzi, è vero che erano davvero pochissime gemme e con le carte aggiorna talenti io non ci ho mai trovato un talento, però speravo di fare un regalo di compleanno con queste 3000 gemme. Davvero un peccato non sia uscito nemmeno un leggendario. Comunque lasciate un bel like per fare anche voi gli auguri di compleanno a Lord Giulio, lasciate anche un commento, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.